Amici di Moto.it, ciao a tutti da Verona, Motorbike Expo, siamo allo stand Yamaha con Fabrizio Corsi di Yamaha Italia. Ciao Fabrizio. Ciao a tutti. E con Simone Zignoli che vi presentiamo dopo. Qui Yamaha presenta tutte le novità di quest'anno che abbiamo visto anche EICMA, quindi novità molto importanti, T-Max, la 3SR700 e molto altro. Però Fabrizio, siamo anche in mezzo a due XSR700 tassellate. La moda del tassello ha preso anche le moto scrambler, le vostre, trasformandole nell'estetica in maniera così forte. Sì, perché il tassello è uno dei trend più in vigore adesso, no? Quindi un po' le special che erano negli anni 70 completamente café race o stradale, le prime vere sportive, adesso si stanno trasformando su base XSR 700, quindi una moto moderna, in questa direzione del tassello vintage anni 80, quindi stiamo percorrendo dagli anni 70, stiamo prendendo gli anni 80 dove sono nate le prime Parigi Dakar, quindi l'ispirazione è a quel mondo in questo momento. Molto belle anche col borsello in cuoio dietro, come si usava una volta, parafango basso di plastica dietro e di plastica ovviamente anche davanti. Questa è la versione bianca, poi Fabrizio, dietro alle nostre spalle c'è anche una XSR 700 in colorazione blu con questo numero 221 scrambler, tassellatissima anche lei, però che mantiene poi la parte telaistica e meccanica super affidabile della 700 del motore CP2. Adesso Fabrizio, oltre alle moto però abbiamo un vostro testimonial, lo faccio presentare a te Simone qui a fianco. Ecco qua, Simone. Scusate, andiamo di qua, torniamo in casa Yamaha. Simone che ha fatto un bel viaggio con una nostra Super Tenere 1200 in Sud America, giusto? Sud America. Eh sì, Simone. Avevano visto sulle Iene. Esatto, lo diciamo subito. Simone è un motociclista, però con la sua passione per la moto e anche col suo amore per gli altri, sei diventato una Ienaccia d'Italia 1, sì, quasi. Qua, sì. Motorizzata. Cos'hai combinato in Sud America? Fatto vivere un'esperienza delle mie, un ragazzo che aveva difficoltà gravi con la droga per 45-50 giorni tra Argentina, Cile e Bolivia. Quindi l'attenzione tipica anche dei servizi spesso delle Iene per gli altri. Guardate il servizio non su Moto.it questa volta, ma sulle Iene, perché sono dei video bellissimi, parlano di moto, di viaggi, ma anche del rapporto che ha avuto Simone con questo ragazzo di 15 anni. Bravo Simone, e andrai avanti ancora con questo taglio di servizi un po' estremi? Ci sarà qualche novità, qualche sorpresa per il 2020, sempre in sella al mio Tenere 1200, siamo inseparabili ormai, sempre grazie a Yamaha e via. Sempre nuove avventure, nuove esperienze. Appena potrei dirci di più, noi Fabrizio ve lo rubiamo, lo portiamo a Moto.it per sapere proprio magari con Matteo Viviani cosa fai. Sotto tortura a Moto.it parlerò. Bravo. E qua ne approfitto per dire anche una cosa, andiamo a vederla magari Fabrizio. C'è una moto esposta che Moto.it proverà tra poco, la Tracer 700. Che proverai tra poco. Proverò io, esatto. Infatti non vedo l'ora. Cambia tanto rispetto all'anno scorso? Beh, questa è la seconda generazione dal punto di vista del design, la moto è completamente nuova, le carene, l'ergonomia, rimane la più leggera del segmento, quindi è un po' quello che è la filosofia di un entry level nel mondo delle sport touring, è una moto su cui ci aspettiamo tanto e dal punto di vista del design ha questa caratteristica di questi occhietti un po' inclinati verso il basso che la proietta in questo nuovo decennio delle moto Yamaha. Infatti adesso ha proprio una identità sua molto diversa dalla Tracer 900, un po' R1, veramente cattiva, è il tipico frontale Yamaha delle moto sportive che abbiamo visto di recente, R1, R6. R1, R6, MT-03, MT-125, è un po' quello che sta di mezzo tra lo stilema dei prossimi anni dal punto di vista della faccia delle moto Yamaha sportive e hyper naked e perché no sport touring. Grazie Fabrizio, grazie Simone, Ienaccia. Ragazzi, seguiteci su moto.it perché arriverà presto la prova della Tracer 700 e venite a Verona a vedere le nuove Yamaha. Ciao a tutti e grazie.